Emergenza terrorismo, consideri che la donna ha fatto importantissimo, sta scombussolando anche un po' la gestione di tutte le città italiane. Lei chiede, fa un'interrogazione urgente al sindaco De Caro, la risposta qual è stata? La risposta non è arrivata. Come non è arrivata? Entro 30 giorni, lo dici anche il tuo, il regolamento. Esattamente, precisamente, purtroppo la risposta non è arrivata, è un argomento importantissimo non solo per i cittadini, non solo per i consiglieri, anche per essere informati su quello, su come cambierà tecnicamente la città, ma soprattutto per chi opererà, come ad esempio gli agenti di polizia locale. Quindi quale formazione, quali strumenti, dotazione? Ha detto bene, formazione, perché un conto è stare per strada e un altro conto è essere pronti ad un'eventuale emergenza del terrorismo. Non solo, quindi serve una formazione, ma anche gli equipaggiamenti idonei ed adeguati. Se quello non hanno la divisa, manco c'hanno le divise, consiglieri, figuriamoci l'antiterrorismo. Purtroppo è così. Infatti è così. E quindi lei ha deciso di censurare il sindaco. In consiglio comunale, la massima assise comunale della città di Bari, tac, arriva la censura. Sì, perché il regolamento del consiglio comunale prevede che se la risposta non dovesse arrivare nei 30 giorni previsti dal regolamento, il consigliere può richiedere la censura. Però vede, il fatto della censura non è un fatto di cui io sono felicissimo di aver censurato il sindaco. Io lo dico francamente, avrei preferito avere delle risposte su un argomento così delicato, ricevere delle rassicurazioni, delle tempistiche, perché io chiedevo anche, perché l'avete visto per strada, ci sono delle piccole piantine, delle fioriere che, voglio dire, sono facilmente, si possono facilmente spostare. Consigliere, lo sa che noi andiamo sempre là a spulciare, c'è però un paradosso rispetto a queste benedette fioriere che hanno sconvolto la città, cioè che lì in piazza del Ferrarese, dove si possono spostare, quel Melchiorre è andato là e l'ha spostato, questi fiori piccoli, e invece a Pane Pomodoro hanno messo quelle grandi di cemento che uno per entrare va a fare la gimcana. E questo è proprio il paradosso, perché ci sono questi blocchi enormi, ma ne sono anche tantissimi proprio all'entrata di Pane e Pomodoro, e invece ci sono... abbiamo avuto difficoltà, lo dobbiamo dire. Ma io perché... per questo l'ho scoperto. Siamo arrivati là, tutti e due, siamo rimasti così al blocco di cemento. È per questo che ho scoperto questa differenza. Non credo che sia la famosa messa in sicurezza, così come prevede il decreto Minniti. E a quel punto... avrei preferito ricevere queste risposte e che non questo silenzio. Però, nonostante la censura, speriamo arrivino e possa essere fatta chiarezza sulla gestione. Speriamo che arrivino queste risposte, fosse anche perché a richiederle è un consigliere comunale e quindi espressione dei cittadini che deve dare delle risposte alla gente.